Io non mi sposerò mai realmente. Sfortunatamente, anche se sembro un uomo che vive nell'agio, non mi posso permettere finanziariamente di pensare all'amore. Deve essere rallegrante. Se io mai dovessi avere un partner, la cosa più importante, più dei soldi, è che sia una persona che ti mette allegria. Ah, non sopporto la mestizia, non sopporto la tirchieria. A me danno molto fastidio le persone tirchie, ecco, quella è una cosa che non sopporto. Ah, beh, il viaggio ideale è un viaggio totalmente diverso da quelli che faccio con i programmi, cioè fare un viaggio per una volta nel lusso, nel comfort, magari in un albergo a 5 stelle in Thailandia, nella Repubblica Dominicana, e ce n'è uno nello Utah che si chiama Mangiri nel deserto, che è bellissimo, ecco, quelli sarebbero i miei viaggi ideali. Io non sono per niente geloso come persona, per niente. No, non mi dà fastidio nemmeno la gelosia, non ci penso molto. Noi racconteremo i problemi che hanno gli omosessuali in Giamaica, che è un paese fortemente omofobo, ma soprattutto in Uganda, perché l'Uganda è ancora più omofoba della Giamaica. Non voglio spoilerare adesso, ma incontreremo degli attivisti per i diritti civili dei gay in Uganda e racconteremo la loro storia. Ma guarda, mi ha sorpreso molto Paola Ferrari, che è stata una donna che, nonostante, diciamo, la sua abitudine al lusso, ha affrontato con molta solerzia e molto coraggio la situazione di disagio, alcune delle situazioni di disagio in Ghana. Dopodiché mi hanno tutte sorpreso, perché erano tutte entusiaste di partecipare al programma, tutte entusiaste del programma. Ovviamente i primi 2 giorni erano un po' più difficili, gli orari, bisogna svegliarsi molto presto, però io cerco di evitare le derive buoniste in tutti i programmi che faccio, perché secondo me il buonismo è una scorciatoia per non affrontare i fatti e i contenuti. Io cerco di fare programmi, sia televisivi che radiofonici, che fanno ragionare e che non parlano alla pancia delle persone. A me non piace quando si parla alla pancia, mi piace quando si parla da cervello a cervello. Odio la televisione populista e odio i sentimenti. Teneteveli per voi, i vostri sentimenti, ma non fateli vedere in televisione. Trovo che sia una cosa volgarissima far vedere i sentimenti o troppi sentimenti in televisione. Poi, moderatamente, a volte ci sta, perché fanno parte dell'essere umano. Insomma, non siamo vulcaniani come Star Trek. I sentimenti narrati sotto forma di fiction, bisogna vedere la qualità della fiction, la costruzione della fiction. Questo non lo sappiamo ancora, non sappiamo ancora nulla su The Voice, però vi posso assicurare, se per caso, no per caso, se fra un mese o quello che sarà, si sa che farò The Voice, ve lo dirò tranquillamente, ma è ancora tutto molto in alto mare, non lo so. Comunque, ovviamente, lo farei con tranquillità nel caso, perché è più facile registrare un programma in studio in Italia rispetto a farsi 10 giorni in Ghana per una puntata di Spose. Veronica Lario è la donna ideale per Spose. Un saluto per TV Zoom.